La cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura è anche un passaggio di consegna, specie quando i temi sul tappeto sono tanti, la riforma della giustizia diventa un argomento dibattuto e complesso. Il presidente Napolitano ha voluto tra l'altro ricordare che al Parlamento è affidato l'impegno di restituire efficienza ad una macchina giudiziaria lenta e caotica e che il CSM, nella sua componente togata, non è un assemblaggio di correnti. Le esigenze di corretto, lineare, spedito funzionamento del sistema giudiziario sono apparse e appaiono vitali al fine di dare le certezze e le garanzie di cui è indispensabile bisogno lo sviluppo dell'attività economica e dell'occupazione, lo sviluppo di iniziative e progetti di investimento da parte di operatori pubblici e privati italiani e stranieri. Il vicepresidente uscente Vietti ha sottolineato invece gli obiettivi raggiunti, come la battaglia per la revisione delle circoscrizioni giudiziali e le tante sfide che attendono il nuovo Consiglio. Martedì prossimo la prima riunione del plenum per l'elezione del nuovo vicepresidente. Ritengo che Legnini abbia i numeri e l'atteggiamento per poter fare il vicepresidente. Molte le cose fatte, ma soprattutto molte quelle da fare, tocca a voi. Il richiamo del Presidente della Repubblica, come al solito, da par suo, è veramente molto ma molto forte su temi molto scottanti e delicatissimi.